Ciao, mentre ascolti questo podcast, metti mi piace sulla pagina Facebook Torino Nera. Sontuoso ma di semplice eleganza, è così che voleva il sindaco Casana al Palazzo delle Poste dei Telegrafi, le cui trattative per la costruzione iniziano nel 1900. Il progetto definitivo viene approvato nel 1905 e affidato all'ingegnere Ernesto Ghiotti, capo dell'ufficio tecnico del comune. I lavori finiscono nel 1911 e danno alla città un edificio, in via Alfieri, in cemento armato che vive attorno al grande salone interno destinato ai servizi postali e coperto da un'ampia struttura in vetro e metallo. E sono proprio le poste le protagoniste di questa storia, una storia da Torino Nera. Giuliano Guerzoni ha 36 anni e fa l'autista alle poste di Corso Tazzoli ed è addetto al trasporto dei valori. Vive a Strevi nell'Alessandrino ed è separato da 4 anni. Da mercoledì 26 giugno 1996 è scomparso. E non da solo. Con lui ci sono 2 miliardi e 52 milioni di lire in contanti, più assegni per 3 miliardi che però sono inesigibili perché già intestati alla cassa provinciale dell'ente pubblico. Il carico, così imponente, più del solito, è dovuto al fatto che sono gli ultimi giorni in cui si può pagare l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili. Un colpo da maestro, astuto, preciso. Sono soldi che ha raccolto durante il giro, prelevando valori dalle filiali, scortato da 2 volanti e in compagnia di un altro dipendente, incaricato di prelevare i sacchi. Quello che chiamano lo scambista, cioè quello che deposita i sacchi nel forziere dell'ufficio cassa. Questo si chiama Domenico Cante, di 39 anni, di Mondovì, ma residente a Bussoleno e oltre a lavorare alle poste ha una piccolissima ditta di impianti elettrici con un amico. Lui non è scomparso però, anzi. Cante il mattino dopo si presenta a lavoro, lo interrogano, dice di non essersi accorto di nulla e di aver fatto il suo lavoro e di essere tornato a casa e poi si sente male perché ha un cronico problema al cuore, tanto che finisce in ospedale. Della sparizione dei sacchi se ne accorgono il giorno dopo, cioè giovedì alle 8, quando li aprono. Sono 11, dovevano essere 10, ma uno vero è rimasto, forse un errore o forse non hanno avuto il tempo. Gli altri invece sono stati tutti sostituiti con altri identici che però contengono vecchi giornali, libri scolastici e fumetti di Topolino. Carta tagliata, tanta, nella stessa misura delle banconote da 50 o 100 mila lire. E forse una beffa, c'è pure un pezzo di busta paga di Guerzoni. Di certo Guerzoni non ha potuto fare tutto da solo, molto probabilmente aveva un complice nascosto nella cassaforte del furgone, visto anche che hanno tolto la ruota di scorta. Uno che una volta caricati i sacchi li scambiava con quelli finti, scaricati poi dallo scambista. Lo scambista potrebbe essere stato anche lui un complice, come qualcuno ha detto ai controlli di sicurezza. Tanti dubbi, ma solo una sicurezza. C'è stata una falla enorme nei controlli di sicurezza delle poste. Giuliano Guerzoni è un playboy di provincia. Nel posto dove vive lo descrivono come uno molto amante delle donne, delle auto e dei bei vestiti, sempre in compagnia di qualcuno con cui frequentava i locali della zona. Il 2 luglio spiccano un ordine di cattura nei suoi confronti, anche se ormai per molti è già in qualche paese caraibico, sotto una palma, e lo vedono come un eroe, come uno che ha beffato il potere. Lo cercano comunque ovunque, anche nei night, e nel mentre Domenico Cante diventa indagato per peculato in concorso. Lo interrogano per 4 ore in cui ripete la sua versione dei fatti, e cioè la sua totale estraneità. E ricorda pure di essere stato il primo a aver fatto il rapporto al suo responsabile. Enrico Ughini invece, di Felizzano, ha 40 anni, è divorziato, 2 figli da 2 donne diverse ed è un ex dipendente delle poste già in pensione. Ed è il migliore amico di Guerzoni.
Hanno lavorato anche insieme, sono così amici da condividere lo stesso numero di cellulare, quello da dare alle ragazze. Lui potrebbe sapere qualcosa di Guerzoni, solo che anche Ughini non si trova. E viene subito il dubbio che possa sapere più di qualcosa, cioè che possa essere implicato nella rapina e magari essere lui, quello nascosto nella cassaforte, a cambiare i sacchi. E ora magari è con l'amico, sotto una palma. L'ultima volta che l'hanno visto era a fine maggio, dice il padre, che aggiunge che non vede il figlio da Natale. Conoscenti mi hanno raccontato di averlo incontrato in paese la sera della festa di leva. Enrico è anche andato a trovare un amico a casa malato. Ma da me non è passato. Enrico purtroppo ha cominciato a sbagliare dopo il servizio militare, quando ha voluto sposarsi troppo giovane. La nostra casa è finita all'asta due volte, e con Ulisse, il mio secondo figlio, un bravo ragazzo, abbiamo dovuto rimetterci altri soldi per evitare di perderla. Non ho mai conosciuto sua figlia e mia nuora non la vedo da almeno 10 anni. Ha vissuto poi con un'altra donna e ha un altro figlio, ma dopo un po' sono iniziati i litigi e la moglie se n'è andata, portandosi via il bambino. Di questa storia non so nulla. Tutto potrebbe essere conoscendolo. Dicono che con il suo amico Giuliano avevano comprato una barca. Non lo sappiamo, qui non veniva più da mesi. Possiamo solo dire che amava la Spagna e che potrebbe essere lì. Se davvero ha preso tutti quei soldi, conoscendolo, tempo un anno non avrà più una lira. E mentre in molti li invidiano e li pensano felici, come detto, sotto una palma, il 14 luglio finalmente li trovano. Enrico Ughini e Giuliano Guerzoni sono semplicemente a Bussoleno, in Val di Susa, nei pressi della frazione Santa Petronilla. Sono però sotto un metro di terra in un sottobosco, picchiati e poi uccisi da due colpi d'arma da fuoco, una 7.65 pare. Ed è il signor Domenico Manzonetta che dà l'allarme, insospettito dall'odore ma anche dalla terra smossa. Secondo gli esami sono stati uccisi nei giorni seguenti il colpo o addirittura la sera stessa. E, curiosamente, a poca distanza da lì vive Domenico Cante. Cante viene nuovamente interrogato e sorpreso, dice di non sapere nulla e soprattutto di avere paura che qualcuno, non si sa chi, possa ucciderlo. Forse la malavita organizzata, forse qualcuno che medita vendetta. Un po' vago Cante, troppo vago, tanto che finisce in cella per duplice omicidio. E non solo lui. Anche un certo Ivan Cella, già interrogato in passato come persona informata sui fatti e che viene denunciato a piede libero. Cella è un amico di Cante, socio nell'attività di elettricista e gestore di una birreria a Susa e di altri due locali. Un tipo eccentrico con la passione per le auto e per le armi, visto che a casa sua, ma anche in quella di Cante, gli inquirenti trovano un arsenale con 7 fucili, 3 pistole e delle munizioni. Tutte compatibili con quelle che hanno ucciso Ughini e Guerzoni. Il suo nome poi figura in rosso nell'agenda di una delle due vittime. Ma ci sono altre cose strane. Cante ha un camper che usa anche Cella, in cui, dice la moglie, mancherebbero un plaid e un sacco a pelo, che, casualmente, sono le due cose che avvolgono il corpo di Ughini. E dentro trovano anche macchie di sangue, sfuggite al lavaggio, che avrebbe fatto la compagna di Cella. E ancora, Cante ha dei graffi sul braccio, sembra una colluttazione, ma lui assicura che se li è procurati portando a spasso il cane. Un sacco di prove contro di loro e anche gli alibi non reggono. È la stessa moglie di Cante che smentisce che il marito sia tornato presto a casa. Cella, invece, sarebbe stato in compagnia della compagna e di un'amica, ma tutto resta molto fragile. In più, si scopre che Guerzoni aveva già pianificato la fuga in Costa Rica, il giorno dopo il colpo. Si scopre l'esistenza di 2 lanciadedra, identiche, clonate, che riportano lo stesso numero di targhe, e forse una poteva servire per la fuga, o forse per trasportare i corpi, o per i tanti viaggi che Cella ha fatto in Albania, per motivi che non sono ancora stati scoperti. E infine, gli inquirenti presumono che gli assassini volessero nascondere i cadaveri in un posto che da lì a breve sarebbe stato sommerso dall'acqua. Tutto chiaro alla fine. Resta la domanda se era già tutto premeditato o se qualcosa è andato storto durante il colpo. I colpevoli per le indagini sono dunque Cante e Cella. Il primo è già in carcere, il secondo, che è piede libero, un bel giorno fugge su una Fiat Croma con la compagna, Cristina Quaglia. Iniziano a cercarli ovunque, anche all'estero, e nel mentre questa storia svela pian piano i suoi segreti.
Cinzia Bononi è un'ex fidanzata di Guerzoni che confessa che le hanno recapitato 3 milioni. Soldi che arrivano anche ad Antonina Caruso, ex di Ughini. Recapitati da chi? Da un certo Pasquale Leccese, anche lui postino di Cassine che lavora ad Alessandria. Lui diventa il quinto uomo di questa storia. Però dice di non conoscere Cante né Cella e di aver solo consegnato i soldi come promesso all'amico Guerzoni. Non gli credono e pensano che anche lui abbia preso parte al colpo e preso anche dei soldi magari dalle buste destinate alle due donne. I soldi, certo i soldi, è un altro nodo centrale e non si sa che fine abbiano fatto. Secondo l'Interpol sarebbero stati depositati in Francia in un ufficio postale in attesa di essere recuperati dagli uomini d'oro, prima di fuggire a San José, in Costa Rica. E passando poi da mezza Europa, Varsavia, Francoforte e poi Venezuela per far perdere le tracce. L'itinerario viene scoperto grazie a un'impiegata di un'agenzia di viaggi di Alessandria che dice di aver parlato con Ughini e Guerzoni. Un altro pezzo di storia è la presenza di Giorgio Arimburgo, 32 anni, anche lui della provincia di Alessandria. Lo incastrano le telefonate di Guerzoni la notte del delitto, le telefonate alle due donne, a Leccese e a un'altra persona. Arimburgo è un altro amante della vita notturna di provincia, ex proprietario di un negozio di motociclette chiuso di colpo prima di un viaggio in Costa Rica. Secondo qualcuno avrebbe venduto tutto dei francesi, che però l'hanno truffato. Per gli uomini d'oro, invece, dice che avrebbe solo consegnato del denaro a due tizi su una Peugeot bianca presso il casello di Felizzano sulla Torino-Piacenza. Avrebbe fatto solo il postino, insomma, e quella che sarebbe stata la sua cifra per aiutare Ughini e Guerzoni ad arrivare in Costa Rica l'avrebbe data via per ripianare dei debiti, ma è una supposizione. Tra varie ipotesi di come si sono svolti i fatti, si trova la presunta arma del delitto in un canale, nei pressi della birreria di Cella. Un'arma compatibile con quella che ha ucciso i due amici. E si scopre che la banda già in passato aveva pianificato il colpo e l'aveva messo in atto e poi abortito per colpa di un bottino troppo esiguo o per il rischio di essere beccati. Cella invece non si trova ancora, beffa tutti, chiamando la madre per dire che sta bene. Lo identificano in Francia, forse a caccia dei soldi, ma sfugge ancora una volta. L'amico Domenico Cante viene nuovamente interrogato in carcere, ma accusa un altro malore che lo porta a farsi impiantare tra i bypass. Il tempo passa inesorabile e il 20 settembre del 1996, dopo aver fatto ritrovare 130 milioni, Arimburgo viene scarcerato per scadenza dei termini di carcerazione preventiva. E poco più di un mese dopo, una perizia di Alberto Piazza e Vincenzo Pascali dice che il sangue sul camper è delle due vittime, evidentemente uccise lì. E la prova finale, che incastra Cante, è il sempre latitante Cella. Latitante però ancora per poco, il 18 dicembre del 1996 lo trovano con la compagna in Albania. Vivono nella periferia di Tirana e lui fa l'elettricista, usufruendo anche della protezione di un'organizzazione albanese, probabilmente conosciuta e agganciata grazie ai lavoratori della birreria. Si scopre che lui e Cristina Quaglia sono riusciti a sfuggire a tutti, girando nervosamente l'Europa. Prima Austria, per poi spostarsi ad est, in Romania e Ungheria, e appunto poi Albania, dove vengono fermati e arrestati grazie a controlli incrociati sui passaporti e alla collaborazione tra carabinieri, Interpol e polizia albanese. Il PM albanese però rifiuta l'estradizione perché vuole processarli per passaporti falsi. Anche i due si oppongono all'estradizione e passano i giorni in carcere, un carcere duro. Ma in ogni caso, a febbraio del 1997 è quasi tutto pronto per farli tornare, processarli in Italia e capire i misteri rimasti aperti del caso. L'Albania però, d'inizio 1997, è una polveriera sull'orlo di una guerra civile. Non è facile sbrogliare la burocrazia in questo momento e il 15 marzo la situazione nel paese esplode. Una rivolta del carcere di Tirana, preso d'assalto dalle proteste, permette ai due di scappare. Di nuovo, nel nulla. Ma a parte questo, la caccia ai soldi continua. Scavano a casa di Cante, che aveva fatto una gettata di calcestruzzo, ma niente, nemmeno lì. Il 20 giugno del 1997 vengono mandate a giudizio 8 persone. Cella, Cante e Cristina Quaglia, naturalmente, ma anche Arimburgo e Leccese in concorso in peculato, e poi Cinzia Bononi e Antonina Caruso per favoreggiamento e ricettazione, eppure una loro amica, Mariangela Ghiazza, che avrebbe aiutato a nascondere il denaro.
Quest'ultima alla fine si becca solo una multa, mentre Cristina Quaglia gode dell'amnistia della legge albanese e non rischia più l'estradizione. Certo, se fosse ancora in Albania. Lei e Ivancella sono però da tutt'altra parte, per di più in un altro continente. Lui si fa chiamare Alberto Filosi, tecnico di una compagnia telefonica. Lei è diventata Patrizia Basilico, come dice il passaporto, che qualcuno ha rubato in un alloggio a Milano. Vivono a Cochabamba, in Bolivia, dove sono arrivati sempre grazie alla rete albanese. La polizia locale, che sa che il documento è stato rubato, irrompe con un ufficiale italiano nel loro alloggio, di un quartiere tranquillo. Lui lo trovano nascosto in un armadio. Li arrestano e finalmente li riportano in Italia a fine agosto. Anche se con la Bolivia non ci sarebbe l'estradizione, ma i due sono entrati illegalmente. La rete che li ha aiutati a fuggire e li ha coperti è la stessa che li fa arrestare. Nel senso che i due hanno effettuato numerose chiamate a contatti, che però erano sotto controllo. Naturalmente Cella, in attesa del processo previsto per gennaio 1998, dice di non avere i soldi e nega qualsiasi coinvolgimento nel caso. Certo, come da ogni copione. Enrico Ughini e Giuliano Guerzoni io non li ho mai visti. Quei poveretti non li ho mai conosciuti e non so chi possa aver dato loro il mio numero. E poi vi pare? Se avessi usato un'arma non l'avrei mai gettata di fianco al mio locale. Ai primi di gennaio del 1998 inizia il processo. I due maggiori imputati reggono pochi giorni e poi confessano. Cella, dopo la prima udienza, si reca in procura e si intrattiene a lungo, parlando con la compagna e poi con il procuratore aggiunto Marcello Maddalena. Il giorno dopo rende pubblico il tutto in corte d'assise, seguito da Domenico Cante. Si scopre così che Ughini e Guerzoni sono stati uccisi la notte del colpo, proprio sul camper di Cante. I soldi sono depositati in quattro finanziari albanesi, recuperati da Cella che dopo la fuga torna in Italia da clandestino e li recupera nella cantina della sua birreria dove li aveva nascosti dopo il colpo. Nasce tutto dalla preoccupazione che quelle due persone potevano risultare dannose in qualche modo. Non ci fidavamo, insomma. Gli accordi erano che avrei sparato prima io e l'ha fatto lui, Cante. Non mi decidevo perché sentivo di non volerlo fare. La buca per i cadaveri l'abbiamo scavata il 20 maggio, in previsione del primo colpo rinviato all'ultimo momento al 26 giugno. Cante me ne parlava fin da aprile e mi diceva pure che dovevo procurare i documenti per l'espatrio a due persone. Ughini e Guerzoni che non li ho mai conosciuti. Durante il colpo il mio ruolo era di seguirli dalle poste di Via Nizza, dove Domenico è sceso per servizio, fino in Corso Tazzoli. Non li perdo di vista perché potevano scappare con il denaro. Infatti li vedo uscire da un bar con due tizi, mi insospettisco, chiamo Cante che arriva alle 21. Poi io torno a casa. Alle 23 lui mi richiama dalla stazione di Bussoleno e mi dice di raggiungerlo, ma devo rinviare perché devo parlare di questioni delicate con la mia compagna. Mi richiama e questa volta vado all'appuntamento al camper nel bosco di Bussoleno a poche decine di metri dalla buca. Loro si devono dividere il denaro in parti uguali e a me aspettavano 150 milioni per i passaporti falsi di Ughini e Guerzoni. Li devo anche far espatriare. Gli accordi sono che mi devono pagare in due tranche, metà subito e metà a destinazione. Mentre sistemo i soldi in una borsa sento un colpo e vedo Ughini a terra. Guardo distinto Guerzoni che si alza e viene verso di me, gli sparo, che ce l'ho in faccia. Prendo io i soldi e la 7,65 di Domenico e lavo il camper il giorno dopo. Questa è la versione di Cella. E manco a dirlo, Cante non è d'accordo. Chi è d'accordo invece è Cristina Quaglia, completamente scagionata dal compagno, e torna in libertà. Non è però molto convinto il PM Malagnino, che non crede all'innocenza della donna e la riconvoca in procura per farsi dire qualcosa in più sul denaro di Cella. Perché alla fine i conti non tornano. Cinzia Bononi, fidanzata di Guerzoni, decide poi di patteggiare un anno e quattro mesi per la ricettazione di 10 milioni e ammette di aver sempre saputo del colpo, della modalità e della fuga. Poi tocca a Cante. Decidemmo prima del colpo di uccidere Guerzoni e Ughini. Ci fu una lite per la divisione del denaro e sparammo. Cella mi disse di sparare e io sparai. Ughini cadde a terra e Cella aggiunse che era ancora vivo e che dovevo sparargli. E sparai. Dopo sono rimasto istupidito.
Ho confessato solo ora, perché avevo paura di tante cose, anche di Cella, che potesse succedere qualcosa a mia madre e a mia figlia. Se io non lo avessi aiutato, era capace di tanto. Conosceva molti albanesi che gli avevano dato una mano durante la latitanza. Anche ora ho timore che possa succedere qualcosa. Dopo i tentativi di rapina di Maggio rinviati perché non si era raggiunta la cifra minima di 3 miliardi, mi propose di dividere il bottino fra noi due. Mi disse che per quelle cifre era disposto ad ammazzarli tutti e due. Cella aveva un grosso bisogno di denaro. Non gli bastavano i 150 milioni pattuiti in due rate con Guerzoni e Ughini per i falsi passaporti e la garanzia di accompagnarli in Polonia a cambiare le lire in valuta pregiata. È stupido che io adesso dica che non avevo intenzione di uccidere. C'era la preoccupazione dal momento che avevamo deciso di sparare nel camper, che i proiettili si conficcassero nelle pareti del mio automezzo. Per questo si parla di munizioni a pallini per la 38 di Cella e a bassa carica, diciamo così, per la mia pistola. Abbiamo così cambiato strategia perché pensavamo che Cella non riuscisse a sparare a tutti e due visto lo spazio piccolo del camper. I due insomma si accusano e si smentiscono. Mentre si cerca di capire la verità, Cella confessa dov'è il denaro, cioè in Albania, nelle mani di un'anziana signora suocera di un suo amico. Lei avrebbe una busta con dentro le polizze per ritirare il 1.250.000.000 preso nel camper a Bussoleno. Poi prende sempre più piede la verità di Cante, visto che un testimone dice di aver visto scavare la buca a inizio giugno e visto che una lettera di Cella all'amico sembra dirgli tra le righe di non fare brutti scherzi. Una minaccia, insomma. I due amici ora lottano. E con loro i loro avvocati che cercano di evitare a tutti i costi l'ergastolo per i loro assistiti. E ci riescono. L'accusa chiede 30 anni per Cante e Cella, 5 per Cristina Quaglia e Giorgio Rimburgo e 4 anni e mezzo per Leccese. La sentenza alla fine invece è più morbida. Ivan Cella viene condannato a 28 anni e 8 mesi, Domenico Cante a 28 anni e 9 mesi, mentre Giorgio Rimburgo a 2 anni e 2 mesi, Cristina Quaglia a 2 anni con la condizionale e Pasquale Leccese a 2 anni con la condizionale. Ricorrono tutti in appello, eccetto Cristina Quaglia e anche Cella, mentre Leccese addirittura cerca di riavere anche il posto da postino. Domenico Cante ricorre poi in appello con una mossa a sorpresa. Dice infine di essere sempre stato innamorato di Cella, ma mai corrisposto, e quindi dice di essere omosessuale dunque e soprattutto di essere finito in uno stato di soggezione e sudditanza nei confronti dell'uomo. Un succube, insomma. Tutto questo per richiedere una perizia psichiatrica e alleggerire la pena, che però viene confermata. Esattamente come le altre a fine gennaio 1999. Nel 2002 il caso ritorna sulle pagine dei giornali. Cante chiede la grazia per motivi di salute al presidente della Repubblica Ciampi. Ha problemi di cuore già conosciuti, di diabete e ora pure alle ginocchia. Non gliela danno e 2 anni dopo muore di infarto in cella, lasciando un testamento in cui dice «Io non ho ucciso». Da questa storia sono stati tratti 2 film, «Qui non è il paradiso» di Tavarelli del 2000 e «Gli uomini d'oro» del 2019 di Alfieri. Se ti è piaciuto questo podcast, metti mi piace sulla pagina Facebook Torino Nera.